Benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family! Ci siamo appena svegliati. Buongiorno a tutti. Anche Mamo si è appena svegliato. Sono le 9. Ci siamo appena svegliati. Io sto per portare Martina al nido. Video di prima mattina. Si inizia di prima mattina perché questo è un 24 ore. E come oggi, sempre siamo veri. Esatto, quindi siamo veramente appena svegliati. Esatto. E io devo andare a prendere la colazione. Perché oggi facciamo 24 ore solo cibo del McDonald's. Dopo 24 ore sushi, adesso McDonald's. Allora, è buono, però forse tutto il giorno McDonald's è un po' pesante. E questo dicevo. Quindi dobbiamo variare con le cose del McDonald's. Iniziamo dalla mattina, vado a prendere subito la colazione, porto Martina al nido, vado a prendere la colazione. Sì, ma io voglio il muffin alla Nutella. Sì. E un caffè. E un succo. Il succo. Spero che non si freddi il caffè. Però succo, caffè e muffin. Iniziamo questo video, mi raccomando mettete like se volete un altro episodio di questa serie, di questo format. Cicollo, raga. Oggi vi mostreremo tutti i suoi problemi oggi. Dio mio. Andiamo mamo, andiamo al nido. Andiamo. Qua c'è Stella e qua c'è Kevin. Eccoci qua, prima mattina, McDonald's. Andiamo a vedere cosa c'è per colazione al Mac. Guardate che ben di Dio che c'è qua. Colazione presa. Torniamo a casa. Ecco a te amore. La colazione. Ho esagerato, C'è sì? un sacco di roba. Vero? Sì, ti giuro. Al McCaffè? Al McCaffè. Ti ho trovato il Martin. Comunque già trovarlo così sa di Mac, Guarda che bello. Allora, raga, io so, cioè, qui, ma neanche, guarda sono buffo, come mi sono svegliato. Manco la faccia, no, zero. Che eravamo in ritardo stamattina. E siamo in ritardo tuttora perché dobbiamo portare Kevin a fare la Kevin dal pediatra. Esatto, a fare la visita. Allora, ho preso un cornet. Ok. Un cioccolato. Non lo schiaccica con le mani tue. Ho preso un muffin. Io volevo quello bianco. Questo mi prendi? Ma non è specificato, volevi pure la Nutella. Certo, che mi prendi questo? Non sono messi questo. Ma mo, ho sempre preso quello. Oh, mo no, te pareva, oh, vabbè. Poi ho preso. Niente, va voglia. Una ciambella però. Non mi piace la ciambella a me. Ma non l'hai mai mangiata, ma che ne sai? L'ho assaggiata. Senti, oggi proprio non è il video che puoi dire non mi piace, è un giorno bellissimo. Dai, è vero. Poi ho preso quattro ciambelle mini. Che belle queste ciambellone. Quattro. Senza piattino, senza niente. Sì, amo, che vuoi? Il cameriere pure? Buona colazione. Ma non la facciamo? Vale, buona colazione. La colazione non ci diamo il bacio. Ah, ok. Ci vediamo solo a pranzo e cena. Solo a pranzo e cena. Senti, sì. strano, pranzo e cena. Perché di solito noi la colazione tante volte o la saltiamo oppure uno si stuzzica con qualcosa. O l'altro. Non la facciamo mai proprio allo stesso orario. Check it out. Buone, pure queste sono buone, me le ricordo. Sono i donuts, tipo quelli che sono in America. Devo dire che oggi è fighissimo. Buono, ma poi diventa smielato, non riesce a mandarlo giù, ma pazzone. Invece quello lì è la Nutella, molto più buono. Di questo è troppo dolce, dicevo. No, cioè, è troppo cioccolatoso. Sì, forse è troppo cioccolatoso, sì. Sembra di mangiarti proprio un tocco di pappazzone che ti rimane qua. E Stella è la sua. Ciao Stella. Stella. Ciao amore. Quindi ragazzi, per chi non conoscesse questo format, mangiamo un determinato cibo per tutto il giorno. Tipo l'altra volta abbiamo mangiato il sushi. Mamma mia raga, non guardate. Abbiamo preso quello del supermercato e poi quello del ristorante. No raga. Mamma mia. Però vedi, tipo il sushi e Sara non l'ha retto. Ma già a me non mi piaceva il sushi. Perché a te non ti piaceva di base. Vabbè. Comunque esatto. Il video del sushi ve lo lascio qua sotto ed è il primo video di questa serie. Se volete altri video di questa serie mettete like e scriveteci nei commenti qua sotto adesso cos'altro potremo mangiare. Che ne so, mangiamo 24 ore la pizza. Mangiamo 24 ore KFC, Burger King, ci sono tante cose. Mangiamo 24 ore solo verdure.
Sono frutta. No. Sì. No, scrivetelo nei commenti, no. Ragazzi, che ne faremo qualcuno di questi. No, verdure, no. No, raga, verdure no, vi prego. Cioè, mi piacciono le verdure, però tutto il giorno anche no. Cioè, proprio anche no. Amo, tu mangi con la bocca aperta e si vede quello che mangi in bocca, che c'è in bocca. Cioè, quando hai fatto... Ah, io ho visto, vi spiego, là, dentro questa parte, tutto sto coso. Ma io dico, sono a casa mia. Non è che sono al ristorante, sono a casa mia, posso mangiare come voglio. Non è che al ristorante faccio... Ah, ma faccio... Ho visto tutto, amore! Ma, te, ma faccio... che cazzo? Ma sono a casa mia! Ma dai! Ma non è che ci sono altre persone qua? Ma poi l'ho visto e mi squigliato con questo, cioè... A me bere un caffè, va? Oh, che bello caffè! Pure in carcere lo sanno, va! La ricetta che c'è Cirigna alla compagna di Gela ci ha dato mamma! Questa non la sapevo, No? Don Raffaele! Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno, va, ma tu non lo sai, il mio passato napoletano. Viva Napoli! il caffè male. No, a me odora. Odora di autogrill, del caffè d'autogrill. No, no. Oh! Poi no, il caffè della macchinetta. A me non piace. Questa volta è la prima volta in tutti i 24 ore che Valentino dice che non gli piace qualcosa. Il caffè quello freddo amaro dell'autogrill che ti assaggia. Ah, no, devi assaggiare. Ma l'assaggio, guarda, forza. Io non sono un caga sotto come vai. Te. È che mi fa. Non mi piace. Questo mi fa venire tutti i brividi. Vabbè. Ma te lo bevi così? Hai capito, però guarda la mia faccia. No, è buono, dai, non è male. Ma quello un po' d'autogrilla, po'. No, c'ha il retrogusto. Non mi piace con questo invece. Non l'hai neanche assaggiata. Guarda che l'ho assaggiata. E queste qua, no, sono fantastiche. Ma non sono tipo quelle americane, no. Totale diverso, totalissimo. Le ciambelline qua piccole, non so niente di che. Raga, totalmente diverse, noi abbiamo mangiato. Sono pastose. Questa ciambella qua. Sono pastose. Non è molto buona, questa? No, uguale. Pastosissima. Questo è già un po' più buono di questo, ma non è... No, ma è pastosa. Non è fantastica. Cioè, non è una ciambella di quelle buone. È un po' pastosa anche questa. Però il cornetto di prima era molto buono. E anche i muffin sono molto buoni. Vabbè, ragazzi, noi dobbiamo portare Kevin a fare la visita. Ci rivediamo, torniamo qua per pranzo. Vediamo a pranzo che cosa prenderemo. Di cosa avremo voglia oggi. Buongiorno a tutti, andiamo, ci vediamo più tardi per il pranzetto. Io ho ancora da svegliare, raga, quindi datemi il tempo, eh. Cioè questo video di mattina proprio. A pranzo saremo totalmente altre persone. Esatto. A fra poco. Buona colazione anche a voi se state facendo colazione in questo momento. Ma oh, che bello caffè, pure un caggiolo d'anno fa. Siamo arrivati all'orario di pranzo. Vado al McDrive a prendere il nostro pranzetto. Io non so cosa prenderò, vedrò là. Comunque vi porto con me, andiamo a prendere il nostro pranzo del McDonald's. Nel mentre voi scrivete nei commenti qual è il vostro panino preferito del McDonald's. Oppure qual è la cosa che prendete più spesso da McDonald's. Oppure se non siete mai andati da McDonald's. Tipo io da bambino non andavo al McDonald's. Io ci andavo sempre dopo scuola. Che bella vita che hai avuto. Io invece no, mai, mai. Va bene ragazzi, direzione McDrive. Ci siamo. Oggi praticamente tutto il giorno vado al McDonald's. Perfetto, ci devo andare pure stasera. Allora, McDrive. Tutto il giorno che vengo qua. Bene. Che cosa posso prendere? Che cosa posso prendere? Vediamo un po'. Happy Meal libro gioco. Cosa mi aveva detto Sara? Double cheeseburger. Se mi prendo un bel Big Mac classico e non si sbaglia mai. Ci siamo. Prego, ordino pure. Allora, un menù con double cheeseburger, Coca-Cola e patatine. Lo vuoi grande o medio il menù? Grande. Big Mac con patatine. Sempre grande? Sempre grande con patatine e Coca-Cola. Sì. Poi un Happy Meal, un cheeseburger. Il cheeseburger non posso metterlo nell'Happy Meal. Se vuoi ho il chicken burger, l'hamburger, il tosto e i nuggets. Il chicken burger. Quello col pollo, quindi? Quello col pollo, sì. Ok. Mela? Libro gioco. Che libro è? Aspetta che te lo dico subito, eh. Sono tipo delle storielle per bambini. Ok, invece il gioco che cos'è?
Il gioco è solo tipo il monopattino, la bicicletta, quelle cose da costruire, presente? Controlla che sia corretto, per favore, vieni pure al primo sportello. Va bene. Tutto a posto? Sì, ok. Grazie. Marona, che difficoltà. Ciao, riciao. Oggi tutto il giorno vengo qua. 21.40. Ok. Facendo un video che mangiamo tutto il giorno al McDonald's. 24 ore mangi tutto il giorno al McDonald's, quindi ho iniziato la colazione, ora pranzo e vengo qua a cena pure. Dopo devi pagare il gastroenterologo. Ma almeno lo so, eh. Tocca, Lo so, lo no, so. Vediamo stasera come arriviamo. No, allora lo guarderò sto sì, video. Sì, sì. Adoro. Ha voglia. Io adoro veramente. Va bene. Grazie. Grazie, complimenti ancora. Grazie, ciao. Niente, questo è tutto il giorno che mi vede. Dirà, ma... Ah, io ho dovuto spiegare, se no sembra un pazzo che tutto il giorno viene qua a prendere il McDonald's. E adesso al pranzo, cioè stamattina la colazione alla fine era una colazione normale, diciamo. Il pranzo ci sta, ma adesso stasera a cena pensare di mangiare di nuovo un paninazzo, ecco. Inizia a essere un po'. Ma pazzo uno. Grazie. Sì. Ok. Ciao, buona giornata. Grazie, ciao. Bene, torniamo a casa. Ok, raga, abbiamo messo a dormire Kevin, ho fatto correre Stella, ho dato le carezze a Vale. Ma quando mai? E adesso io mi sono anche truccata e sono già pronta, avete visto in schiocchi di, in due schiocchi di dita. Avete visto sono, mentre io... Come sono cambiata? Mentre io vado in giro a prendere McDonald's, lei sta a casa, si trucca, si fa bella, guardate me, il gobbo di Notre Dame. Ah, il torcicollo. Ah, tra l'altro in questi giorni... Ricordiamocelo, c'è il torcicollo. C'è un torcicollo assurdo. Quattro, questo è il quinto giorno. Questo è il massimo. Questo è il massimo. Abbiamo il nostro pranzetto del Dai, McDonald's fame. E mangiamo. Io amore mi sono mangiato qualche patatina mentre guidavo. Come sempre. Dai, c'avevo fame mentre guidavo qualche patatina. Senza buon appetito, amore. Comunque a me questo giorno piace, il primo giorno che per me va bene. No, io cioè, ho detto in macchina che adesso è figo, perché stamattina la colazione era una colazione normale, adesso è un pranzetto, poi stasera però chi c'è voglia di un altro panino? Allora, Happy Meal. Happy Meal, c'è la sorpresa. C'è la sorpresa, potevo scegliere tra gioco e libro. Tu hai scelto? Gioco. Ah, ok. Poi abbiamo le nostre Coca-Cola, patatine, abbiamo un Uber Mac, patatone, abbiamo un double cheeseburger. Mettiamo il resto delle patatine qua dentro. Ok. E poi ho scoperto una cosa figa, non so se la, se la sapete. Fig. Non so se la sapete del McDonald's. No, dici. Che tu praticamente hai il panino qua, tu ti puoi mettere ancora più comodo le patatine qua. Ma il mio panino? Quanto panino? Io non ce l'ho sta roba che posso fare. E tu non lo puoi fare. E guardate ragazzi. Vi ho fatto scoprire una cosa fighissima. Vabbè, ma io voglio aprire. Così potete gnam 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 gnam. Così prendi gnam gnam. Ma scusa amore, che cannucce? Le cannucce? Non mi ha messo le cannucce. Oh beh. No veramente. Alla ragazza che era... Mi ha servito che ci segue. Ti sei dimenticata le cannucce. Non ci fa Vediamo se abbiamo delle cannucce di là. Allora dentro c'è un chicken burger, un fazzoletto, altre patatine, queste qui, e poi c'è il regalo. Raga, sono troppo curiosa. Vediamo che bel regalo. Ma che è? Adesso tipo dei giochini da costruire, tipo un monopattino, una cosa del genere. È bello. Vabbè, magari a mamma gli piace. Ma no, questa era la sorpresina. Ma che bellissima, un monopattino. Ma io voglio il monopattino. È bellissimo, guarda quel monopattino. Va bene, tieni amore. Il monopattino vuoi? Che porta patatine. Rossa o nera? Rossa. Nera. Aspetta, ma se ci sono gli sticker. Che bello. Gli sticker mi piacciono. Buon appetito, amore. Buon appetito, amore. Buon appetito. Devo cominciare, prego. Ogni volta è così, devo dire. Buon appetito, Laura. Vabbè, non te do più. Buon appetito, amore. Buon appetito, amore. Smettiamo. No, l'ho detto giusto. Buon appetito, amore. Buon appetito, amore. Ah. Perché l'acqua? C'è stato pure il... Acqua Lilia. Che prendiamo un'altra Coca-Cola. Che Lilia, oddio. Mamma, è schifo. Bene, noi mangiamo, ragazzi, il nostro pranzetto. Per ora, oggi è un giorno bellissimo. E a proposito di McDonald's, io da quando sono bambino... Che non vai a McDonald's? No, c'è un arcano mistero. Che vorrei McDonald's? Sul McDonald's,
Io almeno da bambina adesso li mangio di più. Da bambino io sempre da McDonald's toglievo il cetriolino. No, avevo sta cosa, non so se anche qualcuno di voi, cioè qualsiasi panino del Mac io lo prendevo, aprivo, toglievo il cetriolo e lo... Esci. No. Ma esci, anche i miei amici facevano così. Esci. Ma esci, vai via. Vai via. Raga. Ma può togliere il cetriolino? Vieni. Secondo me tanti di può loro togliere lo tolgono. Il cetriolino. Secondo me tanti di loro lo tolgono. Scrivetemi nei commenti chi è team io cetriolo. No, no cetriolo allora. Sì o cetriolo no. Ok. Ok? Tu non lo togli? No. Io lo tolgo. Adesso oggi lo mangerò perché sono diventato grande, me lo mangio. Però ogni tanto lo tolgo ancora. Ma come? Facevi video dove mangiavi il sumone in quell'altro, ma cetriolino lo togli. Ho capito, ma quelli facevi video dove era una sfida, dovevo resistere. Io se non faccio una sfida decido io cosa mangiare, no? Cosa prediligo. E il cetriolino non mi piaceva. Una volta si è mangiato i grilli. A proposito di grilli e cose, noi avevamo fatto un video che tanti di loro si sono ricordati. Che io dissi no, che se arrivavamo un tot di like e se tu non eri più incinta mangiavi i vermi, il cibo degli insetti. Non lo farò mai, raga. Quindi ragazzi, era lui che ha dato la sfida, io posso accettare un no. Ragazzi, quel ragazzi. Video là era arrivato ai like, quindi tutti nei commenti facciamolo sentire, andate tutti in direct a lei. Sara mangia i vermi, Sara mangia i vermi, Sara mangia i vermi, colpo del sole. Ma sì, che li mangerai? Io c'è il colpo del sole. Colpo del sole. È una roba idrata, non puoi capire se. No. Dai, mangiamo. Tu li mangeresti? Per una sfida, sì. Così normalmente no. Però li mangeresti per una sfida? Sì. Cioè, per vedere te che li mangi. Dai! Li mangerei proprio, farei un panino di vermi. Per vedere te che ti mangi un vermetto. Cioè, non ti mangi il sushi, ti mangi un verme. Cazzo, non mangerò mai il verme. Non ti sei arrabbiata, non ho fatto una cosa. Che? Che? Ho dimenticato una cosa. La salsa, infatti mi sto mangiando così. Oh, vedi? Mi mancava qualcosa. Dimentico sempre la salsa e le salabie. Raga, ma io dico no. Ma come fai a dimenticarti la salsa al Mac? Cioè, tu c'hai le patatine. Le patatine si mangiano col ketchup. Le patatine si mangiano con la... Niente, lui non compra le salse. Non dimentico. Ma sì, ho capito, ma te ne mancano qua. Ma sono buone anche senza la salsa le patatine al Mac. Cioè, sono le più buone. Panino preferito? Penso del Mac. Big Mac. Big Mac? Sì, quello che prendo di più. Ho fatto anche tutti gli altri, anche quando fanno quelli esclusivi, eccetera, eccetera. Tanti sono buoni. Molti sono buoni, però comunque il preferito mi rimane sempre il Big Mac. No, a me invece il cheeseburger. Ah, questo ce lo teniamo. Questo chicken burger. E oggi pomeriggio ci mangiamo il chicken burger. Ma me andrà adesso. No, ci mangiamo oggi pomeriggio. Così abbiamo fatto proprio 24 ore. Colazione, pranzo, pomeriggio e sera. Ma pomeriggio noi non mangiamo. Lo so. Però oggi sgarriamo. Non è perché non ci vai, proprio perché non... Ah, ma stasera mamma. Cena con noi e con mamma. Quindi prendo qualcosa anche per mamma. Ceniamo con mamma. Magari c'è qualcuno che a Mac non gli piace proprio. Sfido io. Cioè il panino del Mac c'ha qualcosa dentro di magico. C'ha come una roba che... ti crea dipendenza. Vero. Fai un morso di trollato. Secondo me c'è una salsa dentro che non ti... infatti la ricetta non la dicono. Tu lo... è come il Krabby Patty. Il McDonald's è come il Krabby Patty di SpongeBob. C'è qualcosa ecco che... ecco perché la SpongeBob hanno inventato il Krabby Patty. Hanno preso la ispirazione da McDonald's. Magari no. Però magari sì. No, magari sì. Cioè se tu riproverai a fare questo, che alla fine gli ingredienti sono normalissimi, no, non ti verrà mai così? No. Mai? No. Ma neanche se ci metti le stesse robe. Ragazzi, ci finiamo di mangiare il nostro pranzetto, ci vediamo nel pomeriggio per questo panino e poi stasera per la cena. Vedremo cosa prendere stasera. Ciao, a dopo! Potevo ballare con me, invece sto a passeare con te. Tienilo a mente, tienilo a mente. Ore 5 del pomeriggio. A Sara gli è venuta un'incredibile voglia di mangiarsi questo panino freddo. No, non mi è venuto. Cioè, ragazzi, non potete capire che voglia di mangiare questo panino. Se vuoi fare. Amore, tieni. No, non mi va. No, non mi interessa. Oggi mangiamo 24 ore. No, dai. No, dai. Mangiati un morso. Morso tu, morso io. Morso tu, morso io così, guarda. Non mi va. Only. No, apri tutta sta bocca. Only. Apri, mordi. No, dai, mordilo.
Anda. Buonissimo. Volevo dire una cosa. Perché mi è venuta la brillante idea di fare questo video? No. Che io il giorno dopo, cioè domani, devo andare a giocare a calcio alla YouTuber League. Io domani devo giocare a calcio. Con il McDonald's. Quando... No, amore, no! Domani comunque tieni giocherò a calcio. Milan-Roma. Se vedete un Big Mac che corre in campo sono io. Ci vediamo stasera. Invece sto a pazziare con te. Tienilo a mente, tienilo a mente. Non mi va, basta. Stasera tienilo a mente. Tieni, amore. Mi va il Mac, amore. Tieni. Te lo giuro. Tienilo. Stasera, eh? No, ma non mi va. Ci vediamo stasera. No, raga, ci vediamo stasera. Prossima clip vado al Mac Drive a prendere di nuovo il Mac. Non mi va, ho pure detto stasera. Forse il Mac. Ci vediamo fra poco. Stasera. Non mi Mac. Va. Yeah. Ok, mamma mangia adesso, raga, perché Vale è andato in palestra, la sua brillante idea, ma lui è affamissima, quindi gli ho fatto le verdurine. Verdurine. Ora credo che lo metterò a dormire prima che arriva Vale, oppure quando arriva, non lo so, dipende quando arriva, la sua brillante idea ci ha un po' destabilizzati, quindi adesso aspettiamo, se vuole dormire andrà a dormire mamma e noi facciamo la cena con sto Mac, raga, non mi va per niente sto Mac, ve lo giuro. Cioè sembrava così bella come cosa, 24 ore sono Mac, raga. La mattina e pomeriggio, basta. Noi mangiamo e ci sentiamo fra poco. Dopo oggi non voglio vedere il Mac per almeno una settimana, anche di più. Tutto il giorno che vedo panini, 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 panini. Però ho preso leggero stasera, se si può dire leggero. Mac preso. Andiamo a mangiare la nostra cenetta. Non ne posso più. I'm back. T'a posto, Stella? Ed eccoci qua, arrivati alle 9 di sera con il nostro Mac. Un'altra volta. Sono andato a prenderlo. E il problema è che avevano detto che ci sarebbe stato anche il signor Mamo. Signor Mamo? Non ce la faceva più. Non ce la faceva, era troppo stanco. Io gli avevo preso pure la Epimila, ma. Se la mangi la domani. Avevo preso la Epimila, ma. Io che volevo riempirmi troppo stasera, e comunque il Mac non è che fa solo panini, ho preso i chicken and nuggets da 6. Poi ho preso, vabbè, le patatine fritte. Basta. Ho preso un Mac toast. Ho preso 2 Mac wrap. E poi ho preso un'insalata, amore. Quindi, McWrap, insalata, Happy Meal, qua ho preso delle mele. Un grande applauso a me, ho preso anche il ketchup. Ho preso anche il ketchup. E non c'è anche stavolta la cannuccia. Ma mi sa che non è andata. Credibile, ma perché non danno più le cannucce al Mac? No. Con tutta questa voglia del mondo, mangiamo ancora Mac. Mamma mia. Di sera. Dai, questo qua è un po' più leggero, pollo, insalata. Non è venita, no. Pure il McGrath, bagni. La bagni pure. No, c'hai i pezzi verdi nei denti, eh. Dove? Sì, mamma mia che bel sorriso che hai. Dove? Mamma mia, mamma, vai retro, c'hai dai, tutti i pezzi verdi. Dove? Uno qua sopra. Non mi vedo là. No, tanto non ti vedono, c'è uno qua. Mamma mia. E di qua? Mamma mia. Mamma mia, oh, c'hai uno grossissimo qua. Sotto la mandibola. Dove? Ma non ci sarà che me la fai vedere in questo modo. Aspetta, guarda Stella. Tieni Stella, tieni un McNuggets. Si sta divorando. Non gli piace. Ho preso 6 chicken McNuggets. Mi sa che saranno tutti per Stella. Ma no, veramente. Non è che mi va tanto, no. Perché non ti va? Perché? Buono. Non ti va, amore. Tu sei piena? Un po'. Ma dai, ma non abbiamo mangiato così tanto. È tanto tempo che non mangiavo il Mac. No, è vero questo. A piadina non mi piace del Mac, sai? No? Perché? È sloscia? Sloscia. È vero, è un po' sloscia. Sembra cruda, non senti. Non è che ti puoi aspettare la piadina romagnola. Senti, sembra cruda. Un po' sì. Vero? Non è proprio il top.
Non è proprio lui, però è comunque commestibile. Commestibile. E poi è una delle cose più leggere che ti puoi mangiare al Mac. Se no, è l'insalata. Se no, c'hai solo i paninazzi. Che in realtà pure i panini, per dire, no? Uno pensa è panino, è pieno. In realtà è pane. Come se tu ti mangi. Separalo. Separalo. Ti mangi pane, pomodoro, carne, ma sì, tutto se insieme. Lo separi, sì. Però c'è quella sostanza magica che ti riempie. Ti fa diventare un Big Mac, tipo me. Io sono un Big Mac. Domani devo giocare a calcio e sarò un Big Mac che cammina. Ma come vai? Alle 3 inizia la partita. Andate a fare il tipo che vale, per favore. Ah, no. Poverino, ogni volta l'ho già detto nelle mie storie, non venite a vedermi. A me. Perché io non sono capace. Non venite a vedermi giocare a calcio. Basta. Perché sono un Big Mac che cammina. Non vuoi più? Metà. Basta, mi sono mangiato l'insalata. Vuole un altro, chicken nugget. Tieni, Stella. Eccola. Tieni, Mario. Tieni. L'abbiamo superata sta sfida, raga. Anch'io che non mangio quasi niente. Allora, questo giorno si sapeva che era un giorno bello, molto bello. E comunque tutto cibo che ci piace tanto. Sì, però sai, uno si aspetta che ci sto, ma che in realtà... 24 ore solo McDonald's, puoi scegliere del McDonald's. Se tu invece mi facevi 24 ore solo Big Mac, cioè ti svegli la mattina, mangi il Big Mac, a pranzo mangi il Big Mac, al 5 di pomeriggio mangi il Big Mac. 20.000 facciamo tutto il giorno 24 ore Big Mac. Mamma mia. Dai, ci sta. Quello è devastante. Quello è devastante perché quello anche esplodi. La mattina. No, esplodi. Quello cioè esplodi. L'odi poi sì. il Big vero, Mac. Vero, magari poi non volevo più prendere no, il No, l'odi, l'odi. Fatta così è più ingestibile perché siamo noi che abbiamo gestito cosa prendere. Quindi vero. È stato un bel giorno, quindi vero. Approvato questo giorno. Vero. E se volete un altro episodio, scrivetelo qua sotto nei commenti, scrivete che cosa volete che mangiamo, magari qualcosa di più. Scrivetecelo qua sotto. In che senso? Piuttosto. Cioè piuttosto, capito? Mangi per tutto il giorno i chicken and nuggets. Sai quanto li odi poi? Tantissimo. Ragazzi, noi vi salutiamo, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mi sa che non avrete più voglia di McDonald's, oppure ce l'avrete voglia. Adesso starete magari, andando a esatto, prendervi il Mac. Perché loro non l'hanno mangiato. Esatto, assicuro vi abbiamo fatto venire voglia di mangiare il McDonald's. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram, valevisestara.isturco. E vi ricordo le date in cui ci possiamo incontrare. Perché adesso, domenica, andiamo a Lodi. Vediamo là, ragazzi, qua ci sono tutte le date. Vi aspettiamo e ci vediamo prestissimo. Dobbiamo fare gli aggiornamenti di Kevin. Sì, ce ne sono gli aggiornamenti. Dobbiamo di fare Kevin. Gli aggiornamenti di Kevin, che sì, è un po' che non li facciamo. E poi Mamo, il 20, domani Mamo fa 21 mesi. Fa 21 quindi mesi, facciamo pure gli auguri a Mamo. Mamma al mia. Signor Mamo. Scrivete tutti qua sotto, auguri Mamo. Auguri Mamo, che sta dormendo anche con Kevin. Esatto. Presto, quindi tanti nuovi video. Ci vediamo ai 20. Ciao, prossimo video.